Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo delle gustosissime costolette di agnello al pecorino. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono qui sulla tavola. Partendo dall'agnello ci sono i famosissimi scottadito, gli amici romani sanno di cosa sto parlando, e abbiamo 8 etti di carne. Ci serviranno 100-130 g di pane in cassetta, 50 g di pecorino, menta, prezzemolo a piacere, una bustina di zafferano, 2 uova, del sale, olio per friggere. Sì, oggi friggiamo, perché fritto è sempre tutto più buono, vero? E allora mettiamoci subito a cucinare. Per prima cosa dobbiamo andare a frullare il pane in cassetta insieme alla menta, prezzemolo, pecorino e zafferano. Io dividerò gli ingredienti in due parti, così da frullarne poco alla volta, e poi trasferirò tutto in una pirofila. Rompete pure il pane in cassetta, un po' di prezzemolo, un po' di menta. Lo zafferano lo aggiungo la seconda o terza volta che frullerò tutto, e parte del pecorino. Chiudo e frullo. Quanto mi piacciono i nuovi giocattolini arrivati in cucina con Agnese. Ecco qua. Ci vediamo fra poco. Ho sbattuto in un piatto le 2 uova con un pizzico di sale. Ora non resta che andare a bagnare le costolette, passarle nella panatura creata in precedenza col frullatore e posizionarle su un piatto, pronte per essere fritte. Questo piatto veramente, ragazzi, è semplicissimo, e per Pasqua, se ci sarà modo di poter stare con le nostre famiglie, almeno le più ristrette, se lo fate anche voi farete un figurone. Pressate quanto più potete la panatura sulla costoletta così che aderisca bene. Sbattete leggermente l'eccesso e la posizionate. Nel frattempo portate a temperatura l'olio per friggere. Il nostro olio è bello caldo, le nostre costolette sono state tutte impanate, adagiamole all'interno della padella e cuociamole 3-4 minuti per lato. E una volta cotte, trasferitele poi su un foglio di su un piatto ricoperto di carta assorbente. 4 minuti sono passati, giriamole piano piano, le facciamo finire di cuocere e le trasferiamo sul piatto. Mamma mia quanto sono buone! Eccoci qui, abbiamo cotto le nostre costolette di agnello 3-4 minuti per lato, le ho adagiate su un foglio di carta assorbente e ora le portiamo a tavola con degli spinacini freschi di stagione conditi con olio, sale e limone. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Non perdetevi tutte le altre meravigliose ricette di Pasqua che sono presenti sul canale YouTube di Cucina con Agnese. E se volete essere avvisati quando la prossima ricetta sarà pubblicata, cliccate sulla campanella accanto iscriviti sulla pagina YouTube. Vi auguriamo buona Pasqua, non mangiate troppe uova, godetevi la tavola e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.